Salone di Ginevra 2019, stand Nissan. Sono con Bruno Mattucci, presidente e amministratore delegato Nissan Italia. Grazie Bruno per essere qui e per averci concesso grazie il tuo tempo. Grazie a voi, grazie a voi. Grande novità, la Concept IQ. Viste le forme, possiamo immaginare che sotto il suo abito si nascondano gli stilemi della prossima Qashqai? Beh, non solo della prossima Qashqai, direi dei prossimi crossover di casa Nissan. Questo veicolo infatti rappresenta esattamente l'ispirazione, ecco, lo stile a cui si ispireranno crossover di terza generazione in casa Nissan. Quindi noi inizieremo già dal prossimo anno con la Juke, e poi proseguiremo con il nuovo Qashqai e poi con il nuovo X-Trail, e qui tutti potranno vedere come andremo a ristilizzare questi nostri prodotti. Ma la cosa importante di questa concept è più il cuore, il motore. Facciamo infatti vedere per la prima volta qui in Europa una tecnologia che è molto di successo in Giappone, l'abbiamo chiamata e-Power, e non è altro che una tecnologia che prevede un motore elettrico che provvede alla trazione del veicolo alimentato da una batteria, e questa batteria viene ricaricata in continuazione da un motore termico. Il vantaggio qual è? Che riesco a far girare il motore termico al numero di giri costanti, e quindi ottimizzo i consumi del motore termico, certo, quindi le emissioni, e al tempo stesso garantisco una guida che è 100% elettrica. Molto bene. A proposito di guida 100% elettrica, qui abbiamo anche punto di riferimento delle auto elettriche, la Nissan Leaf, che si ripresenta con una batteria potenziata. Sì, qui facciamo vedere appunto la nuova Nissan Leaf, che ha una batteria adesso portata a 62 kWh ed un nuovo motore che ha delle prestazioni aumentate. Continuiamo in questa, nella direzione, ecco, della sviluppo ulteriore, ecco, della piattaforma Leaf, ricordando che appunto una mobilità 100% elettrica è l'obiettivo finale a cui Nissan si ispira da quando ha lanciato la Nissan Intelligent Mobility, questa strategia che funziona un po' da riferimento per tutti noi per lo sviluppo dei nuovi prodotti di oggi e del futuro. Molto bene, grazie per questa carrellata sulle vostre novità. Se volete rimanere aggiornati su tutte le novità del Salone di Ginevra, non dimenticate di seguire Motorbox sul sito internet, sul canale YouTube, su Instagram e su tutti i nostri canali social. Io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!